Quante volte è successo di sederti davanti al computer a lavorare, pensando di consegnare quel lavoro prima di mezzogiorno? Ed invece non è proprio così. Inizi a lavorare e dopo un'ora arriva la notifica su WhatsApp e pensi: dai, rispondo, tanto ci vogliono solo pochi secondi. Ma sì, dai una controllatina alla mail e poi inizio a lavorare tranquillamente. Ma poi, successivamente, arriva la chiamata del capo. Bene. Ora puoi iniziare, ma ti accorgi che mancano pochi minuti alla pausa caffè e pensi sia inutile iniziare un nuovo lavoro. Ti è mai capitato di entrare in queste dinamiche? Scommetto di sì. E scommetto pure che a fine giornata ti sei trovato un pochino frustrato per aver combinato poco o niente. Non è vero? Non ti preoccupare, non sei l'unico. Vedi, se non impariamo ad allenare la nostra concentrazione, difficilmente raggiungiamo i nostri traguardi. La buona notizia è che una soluzione c'è e ora la conoscerai e potrai attuarla fin da subito. In questo video infatti scopriremo insieme 7 tecniche efficaci per rimanere concentrati. Prima però, se ancora non l'hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale. Ti porteremo altri contenuti interessanti come questo. 1. Impara a gestire le mail ed i messaggi. Controllare costantemente messaggi ed email è una delle cose che ti fa perdere più tempo, più concentrazione durante la tua giornata lavorativa, perché sposta il tuo cervello su altri temi. Una buona abitudine è quella di fissare dei momenti precisi in cui controllarli. Fai un primo controllo la mattina prima di iniziare ogni altro lavoro, un secondo prima controllo a pranzo e l'ultimo a fine giornata. Sono molti gli studi che hanno dimostrato che il multitasking, ovvero fare più cose contemporaneamente, non è produttivo, perché il nostro cervello non può concentrarsi su due cose contemporaneamente. 2. Fai attività fisica. Eh già, è risaputo che fare sport aiuta il nostro cervello a concentrarci e a funzionare meglio. Non serve farlo a livello agonistico, anche una bella passeggiata quotidiana all'aria aperta ti può aiutare molto. Questo miglioramento delle nostre funzionalità cerebrali è dovuto dall'aumento dell'ossigeno, del flusso sanguigneo e dal rilascio di sostanze chimiche come la serotonina, le endorfine e l'ossitocina. Fare sport inoltre rilassa il nostro sistema nervoso, insomma è un vero toccasana. 3. Stai seduto immobile su una sedia. Il terzo esercizio per aiutarti a rimanere concentrato è quello di stare seduto su una sedia e concentrarti per rimanere fermo il più possibile. Ti assicuro che non è proprio così facile, perché ti devi concentrare moltissimo per non fare micro movimenti volontari. Inizia un po' alla volta, col tempo e con la pratica riuscirai a stare fermo. Devi iniziare stando seduto 3 minuti in posizione rilassata, dopodiché aumenta il tempo fino ad arrivare a 15 minuti. 4. Aprire e chiudere i pugni. Un altro esercizio efficace consiste nello stendere le mani sul tavolo, stringendo i pugni con il pollice piegando sopra le dita. Da questa posizione inizia ad aprire prima il pollice, poi gradualmente tutte le altre dita. Una volta che la mano sarà aperta, inverti il processo. Ripeti questo esercizio più di 10 volte. È probabile che ti annoierai subito e che la tua attenzione si ribellerà. È proprio qui che dovrai cercare in tutti i modi di trattenerla, perché è proprio attraverso la ripetizione che riuscirai ad allenare le tue capacità di concentrazione. 5. Segui la lancetta dell'orologio. Un altro stratagemma estremamente efficace per aumentare la concentrazione è l'esercizio dell'orologio. Prendi un orologio e segui con gli occhi la lancetta dei secondi per 5 minuti, cercando di non pensare ad altro se non alla lancetta. La tua mente cercherà di sabotarti con pensieri o con rumori esterni. Resisti. Questo esercizio è molto utile per rafforzare la tua volontà di essere concentrato su qualcosa, escludendo tutto il resto. 6. Mindfulness. La meditazione di per sé offre enormi benefici psicofisici, non solo dal punto di vista della concentrazione. Tuttavia, molti studi sostengono che la meditazione mindfulness possa aumentare notevolmente la nostra concentrazione, anche se praticata per solo 10 minuti al giorno. Questa pratica, infatti, ad oggi è molto diffusa. 7. Tecnica dei piedi. Ultimo, ma non meno importante, è l'esercizio dello spelling. È molto semplice ed è un perfetto esercizio per la concentrazione mentale. Devi pensare ad una parola lunga. Una volta trovata, procedi facendo lo spelling di essa partendo dall'ultima lettera.
Continua così con altre parole per 10 minuti. La tua attenzione sarà riposta sulle parole, allenando così la tua concentrazione. Pratica con regolarità queste 7 tecniche efficaci per rimanere concentrati e facci sapere che benefici hai ottenuto. Se questo argomento ti è piaciuto, lascia un bel like ed iscriviti al canale. Arriveranno presto altre lezioni interessanti come questa. Non vorrei mica perdertele. Ti aspettiamo nel prossimo video. Ciao!